Stop al bullismo in rete, consegnate a Cannobio le prime patenti per usare cellulari in modo corretto, un'iniziativa che ha coinvolto 2000 ragazzi del Verbano. Contro il bullismo via web, un patentino per i minorenni che usano lo smartphone. L'iniziativa è della provincia di Verbania, dove la polizia ha già disposto per 2 quattordicenni un ammonimento per i video offensivi diffusi con il cellulare. Paolo Volpato. 2000 ragazzini di prima media che hanno seguito un corso sull'uso dello smartphone e hanno sottoscritto un patto. Primo, non nascondere le password ai genitori. Secondo, non usare la tecnologia per mentire. Terzo, non scrivere cose che non oseresti dire di persona. Quarto, niente foto intime. A loro, dopo un corso gratuito, qui vedete i ragazzini della scuola Pietro Carmine di Cannobio, la provincia di Verbania ha assegnato la patente per l'uso dello smartphone, un progetto a costo zero promosso dall'ufficio studi del provveditorato, a cui hanno collaborato la Questura, la SL, l'associazione Contorno Viola. Che atteggiamento avete trovato nei ragazzi? Molta disponibilità. I primi spaventi in rete li hanno resi disponibili a farsi guidare. E i genitori? Allarmati. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con la polizia, c'erano alcuni genitori e ci hanno anche ringraziato per la vicinanza, gli altri arriveranno. Attenzione, dicono i promotori, nel web niente si cancella e velocità e intelligenza raramente viaggiano sullo stesso binario. L'obiettivo è che il patentino per lo smartphone venga adottato a livello regionale. Si può pensare che un domani un genitore dica a suo figlio: non ti do lo smartphone perché non hai il patentino? È l'obiettivo del progetto. Se non sei formato, non sei in grado di guidare uno smartphone. È tutto. Una buona giornata.